ci sono tanti progetti, poi piano piano si realizzeranno, come avete visto comunque sto andando avanti e voglio andare avanti perché questa è la mia passione e continuerò a farlo. Certo che lo prendo il diploma, importantissimo. Certo, a giugno. A Napoli? No, sì, sempre a Napoli comunque, studia privatista ma a Napoli. C'è una scuola dove sosterrai l'esame di maturità? Certo che lo seguo, ma non la dico. Bella questa. Non voglio far vedere agli altri che sono bella ma scema, io sono bella intelligente. Nessuno mi ha detto che tu sei bella ma scema. Appunto, non voglio che gli altri pensino mai una cosa del genere, quindi evito. Secondo me comunque il premio non ti avrebbe fatto entrare. No, il premier se gliel'avessi chiesto non l'avrei fatto entrare ovviamente, ma io non gliel'ho chiesto quindi. Ma che consigli ti dà questo punto? Qual è la... Beh, ma adesso state un po' entrando troppo nel personale. Diciamo che comunque va bene così, no? Beh, queste sono cose mie, quando ne potrò parlare ne parlerò. No, per il momento è un segreto di Stato, io non lo so, è un segreto di Noemi Letizia, poi che mi interessa, scusate. No, anche Noemi Letizia per festeggiare i 2 anni di iMagazine, il giornale dell'amico Maurizio Aiello. Certo, siamo qui a festeggiare questo anniversario e con grande simpatia anche perché Maurizio Aiello è un mio carissimo amico, lo apprezzo tanto e sono tanto contenta che questo suo progetto stia andando avanti. Poi guardate quante persone, quindi è logico, tutto sta andando bene. Noemi sta studiando per diventare attrice, entrare nel mondo dello spettacolo. Sì, è da un anno che sto studiando e continuerò sempre a studiare perché non si finisce mai di imparare. Cosa vorresti fare da grande? Beh, l'ho detto, a me piace lavorare nel mondo dello spettacolo, poi sicuramente sto facendo un'altra strada che è quella dell'imprenditoria e a Natale ho lanciato già il mio marchio di profumo Noemi L e a Natale sarà in vendita in tutti i negozi. Senti Noemi, una domanda devo fartela. Dopo la tua festa, quanto è cambiata la tua vita? Quando arrivò il premier quella sera a casa tua? Beh, no, è cambiata parecchio, però nulla toglie il fatto che io mi sento sempre una ragazzina di 19 anni, ormai 19 perché il 27 ne ho fatti 19, non più 18. Quindi io mi mantengo sulla mia linea, che è quella di una ragazza di 19 anni. Poi che la mia vita è cambiata, questo sì. Ti chiama sempre, papi? Beh, chiama sempre amico di famiglia, sì, chiama per sapere come stiamo, se stiamo bene, idem, la stessa cosa anche noi. E si informa anche sul tuo futuro, sulla tua crescita professionale. Eh beh, certo. Grazie, no, è stato gentile.